Trentina di delinquenti che hanno praticamente il controllo di questo territorio. Bisogna riprendersi il controllo del territorio. Il problema è lo spaccio. È lo spaccio che viene svolto praticamente fino a un certo orario in Montagnola. Poi ormai loro sanno che passano le pattuglie e si trasferiscono sotto ai portici lì della piazzola. Quindi quando ci sono i controlli dal parco si spostano in strada? Penso di sì, perché è una cosa automatica. A una certa ora loro scendono e vengono sotto i portici della piazzola. E dopo la gente ha paura, non passa più. Tutti i venerdì, tutti i sabati litigano e è diventato un degrado massimo. Niente, cioè io sono il banco lì, qui abbiamo i spacciatori, fermano la gente, fumo, diciamo andate via, oh state zitti voi che voi siete italiani di merda. E allora da fare? Chiami il 113, questo qua si ripete 10 volte al giorno. Tantissimi, sono giovani, tanti e non gliene importa niente delle forze dell'ordine. A me addirittura mi hanno detto che i carceri qua sono per loro una vacanza, mi hanno detto, non ne importa niente, quindi non vedo quale soluzione ci sia. Cioè lei ha parlato con questi spacciatori? Sì, sì, tutti ragazzi giovanissimi, spacciano tranquillamente davanti a te, davanti a chiunque, non gliene frega assolutamente niente. Ogni tanto si prendono con qualche marocchino per la posizione di spaccio e tutto. Adesso sembra che non ci sia nessuno, dove sono? Ora qui non c'è nessuno, un'oretta fa erano dietro lì al mio banco, tranquillamente, senza problemi. Cioè spacciano in mezzo al mercato? Sì, sì, in mezzo alla gente che passa. È successo varie volte che le mamme che hanno dei bambini li portano su all'interno del parco della Montagnola dove c'è l'asilo, quindi li portano a scuola, hanno paura a passare, quindi vengono da noi ambulanti a chiedergli se gli possiamo accompagnare. A me mi è successo personalmente, e era ormai una prassi, che ogni venerdì, ogni sabato portavo su una o due signore con i propri bambini perché avevano paura. Addirittura siamo intervenuti perché uno stava cercando di stuprare una ragazza straniera, la stava buttando dentro a un portone, questa è la situazione. Hanno picchiato un nostro collega la settimana scorsa perché si era ribellato al furto sul suo banco, sono andati via, sono tornati in tre e gli hanno spaccato il naso. Sabato scorso due ragazzi sono venuti in Montagnola, sono tornati correndo nelle corsie, uno aveva un orecchio tutto tagliato e l'altro un taglio in fronte, l'avevano aggrediti con delle bottiglie rotte. Questa è la situazione. Minacciato mai, però è una presenza costante di questi ragazzi che spacciano continuamente. Se tu gli dici di andare via, loro si arrabbiano e ti dicono che sei un razzista. Come si fa a risolvere il problema secondo lei? Non si risolve solo con una forza, con la forza dell'ordine, con una pattuglia che giri continuamente. Sai cosa bisogna qua? Un posto di pulizia qui, una baracca di pulizia giorno e notte, perché anche io ho dei figli, io stranieri, mi porto i miei figli qua, allora qualche volta anche io la sera non posso uscire, anche se io marocchino. Bologna è una città meravigliosa e deve essere amata, rispettata e protetta, perché è la nostra città e la dobbiamo amare, perché è stupenda, è il centro del mondo, ragazzi, dobbiamo voler